Una nuova compagnia aerea collegherà la Sicilia con alcuni dei principali aeroporti italiani. Il nuovo vettore che avvierà i collegamenti tra qualche settimana è Aeroitalia, compagnia italiana a capitale interamente privato. Le nuove rotte sono state illustrate ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dal presidente Schifani, dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, dal sindaco di Palermo Roberto La Galla e dall'amministratore delegato della compagnia Gaetano Francesco Intrieri. Nasce la Federazione dei Movimenti Meridionalisti, composta da 9 soggetti politici. Si tratta di Identità Calabrese, Identità Cooperativa Sicilia, Identità Siciliana, Io Sud, Movimento Contro la Guerra, Movimento per il Nuovo Sud, Noi Meridionali, Nous per Reggio e Sicilia Nuova. I movimenti intraprenderanno un percorso comune e aderiscono al progetto di federazione politica sollecitato da Cateno De Luca, promotore della lista Sud Chiama Nord. Sul dibattito relativo al quarto policlinico siciliano interviene anche l'ex assessore provinciale ed esponente del centrodestra in provincia di Enna, Gaetano Di Maggio. Oggi abbiamo sicuramente la titolarità della sede del policlinico, spiega Di Maggio, poiché le due facoltà di medicina si trovano a Enna ed è impensabile andare a creare un policlinico altrove, dove tra l'altro esiste già poiché è collegato alla facoltà di medicina di Palermo. La città di Enna può vantare di strutture già idonee, o quasi in questo caso veritiere, per ospitare il policlinico, prosegue Di Maggio. Penso inevitabilmente all'ex CIS, sarebbe opportuno utilizzare questo bene affinché crei anche posti di lavoro e risposte a un territorio che di risposte ne necessita veramente tante. Le palestre della scuola aperte ai cittadini per ospitare attività motorie sportive nelle ore extrascolastiche. È l'accordo siglato fra l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro. L'idea è quella di sfruttare gli impianti e gli spazi sportivi esistenti nelle scuole e aprirli alle attività a prezzi accessibili per le famiglie. Calcio: nel recupero della 21esima giornata del campionato di eccellenza, l'Enna supera in casa 2-1 la Don Carlo Misilmeri e ritorna in testa alla classifica con 51 punti più 2 dall'Agragas. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento di carta e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.